Ciao ragazze, mi presento, sono Roberta Esposito e sono una Master Musa. Abbiamo deciso di dar vita a questa maratona firmata Musa di Nail Art per Salone per dare modo a tutti voi di poter apprendere diverse tecniche di nail art, tecniche eh, davvero molto belle, semplici ed effetto, da poter proporre alle vostre clienti e non solo. È un piacere immenso condividere con voi questa esperienza uh, perché sono sicura che vi piacerà tantissimo. Io vi auguro una buona visione, sperando vi piacciono le mie due proposte e, e ci sentiamo dopo. Allora, ragazze, una delle mie due proposte è l'Artistic Flower. Adoro questa tecnica perché oltre ad essere molto bella e ne sono completamente innamorata, permette di realizzare dei fiori in maniera molto molto semplice, soprattutto dando sfogo alla vostra creatività perché si possono utilizzare una marea di colori, e, ma soprattutto sarà sicuramente apprezzata dalle vostre clienti e non solo. Andrò a realizzare questa tip e vi faccio vedere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Come base andrò a stendere il gel polish 063. Avrò bisogno del gel art 01 bianco, del gel art numero 12 blu. Gloss Top Gel rubber matte, pennello oval 1 pennello liner 02. Ho bafferizzato la mia tip e vado ad applicare la prima stesura di colore. Ne farò solamente una dal momento in cui i nostri polish sono coprenti anche con una sola. Entro in lampada LED 30 secondi e vado a chiudere la mia tip con la finitura matte. Metto in lampada 60 secondi e con un pad imbevuto di One Solution elimino la dispersione. Col pennello oval 1 Vado a mettere il gel blue art sulla mia tip, creando una chiazza senza dare una forma specifica, ragazze, l'importante è che il colore non sia troppo poco, ma neanche troppo. L'importante è non avere spessore di colore. Senza polimerizzare col mio pennello sporco, vado già a creare una sorta di sagoma. Tiro dei petali in base alla forma che voglio ottenere. Pulisco il mio pennello e ho preparato il mio gel art bianco sulla mia tavolozza. Cosa molto importante, ragazze: non polimerizzare ancora niente. Vado a creare il mio primo petalo immergendo il mio pennello metà. Il movimento sarà una sorta di C ripetuta per 10 volte. E giù, su, 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 e torno indietro, sfumando fin quando la sfumatura non mi soddisfa. Ripetiamo. Importante pulire il pennello tra ogni petalo. Immergo sempre in metà e vado a fare la chiusura del mio petalo. Guardate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendo. Salgo, salgo, schiacciando il pennello e torno indietro sfumando. Il contare da 1 a 10 può servire a prendere più di mistichezza e ad avere una sfumatura perfetta. Pulisco il pennello, immergo sempre a metà e vado col secondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e scendo, salgo... Salgo, mi aiuto girando la tip e torno indietro. Sono sempre gli stessi movimenti, ragazze. E sfumo schiacciando. Pulisco il pennello, sempre. Assicuratevi di pulirlo sempre. Immergo sempre metà e continuo. Sovrappongo questo petalo al secondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendo, salgo, salgo, salgo e torno indietro sfumando. Ok, pulisco il mio pennello, immergo di nuovo metà, mi raccomando, e chiudo questo petalo che terminerà praticamente sulla sul limite della mia tip. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 scendo, salgo, salgo, schiaccio bene e sfumo. Ok. Pulisco e vado avanti con l'ultimo petalo. Vi verrà facile perché ragazzi, noi stiamo lavorando sul bagnato. Non abbiamo ancora polimerizzato nulla. Immergo sempre in metà e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scendo. Vado. Ok. Sfumo e torno indietro. Perfetto. Adesso posso polimerizzare l'ampada giusto 30 secondi. Pulisco il pennello e col mio grosso Top Gel prelevo una piccola quantità. La metto sulla mia tavolozza e andiamo a ripassare. Immergo sempre metà e guardate cosa faccio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 scendo ma stavolta pulisco il mio pennello. Immergo il mio pennello nel top, pochissimo ragazze, e vado a sfumare sempre con gli stessi movimenti. Vado a mettere in risalto i miei petali. Non è obbligatorio farlo a tutti, magari se c'è qualche petalo che vi è venuto bene già dalla prima, può anche, potete anche lasciarlo così. Immergo, vado col terzo petalo, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendo, pulisco, e immergo nel top pochissimo e vado a sfumare. Praticamente sto facendo uscire fuori i miei petali, soprattutto quelli che sono in avanti. Ripeto, pulisco sempre metà nel bianco e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 scendo, pulisco il mio pennello, immergo nel top poco poco e vado a sfumare. L'importante è che tutti i petali si incontrino in un solo centro. Ci tengo a farvi vedere una cosa che non c'è nella mia tip giù. Ma guardate, cosa faccio? Immergo il mio pennello nel bianco, come sempre metà, e sovrappongo un petalo ad un altro. Guardate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scendo. Ok, pulisco il mio pennello con il mio top pochissimo, vado a sfumare. E ho fatto il doppio petalo. Con il pennello liner immergo nel bianco e vado a creare il mio centro. Dopodiché entro in lampada altri 10 secondi. Sempre con il mio pennello liner posso mettere in risalto qualche lato. Con piccole linee sottili e vado a far uscire fuori ancora di più i miei petali. Entro in lampada 10 secondi e con il mio art gel blu prelevo una piccola quantità e vado a mischiarla con un po' di bianco. Mi serve un colore un po' più chiaro per mettere qualche elemento. Vado a creare qualche fogliolina, potete anche lasciarlo così, il fiore è già bellissimo, però vado ad abbellirlo con qualche fogliolina un po' più chiara. Metterò qualcuna anche sotto. Stessa cosa farò con il bianco. Potete abbellirlo come volete, purché siano cose ed elementi molto molto fini e piccoli. Dopodiché posso polimerizzare in lampada altri 30 secondi. con la nostra rubber base vado ad applicare qualche Swarovski per abbellire la mia tip prelevo una piccola quantità Swarovski boreali ed applico anche le microsfere silver con il pennello liner Vado a mettere la mia Rubber Base nel posto in cui voglio mettere le applicazioni. E con la nostra penna per Swarovski, li vado a applicare, scegliendo la composizione che più mi piace. Per una perfetta composizione è sempre bello utilizzare anche le microsfere. E polimerizzo in lampada a 30 secondi ed ecco che il nostro fiore è pronto. Ci tengo a farvi vedere, ragazze, anche la versione completamente matte. Per avere questo effetto, non dovete fare altro che dopo aver steso la vostra base colorata. Sgrassate il colore, eliminate la dispersione al colore e procedete così come avete appena visto. Appena terminato il fiore potete poi sigillare il tutto con la vostra finitura matte. Invece adesso abbiamo visto l'inverso. Abbiamo prima sigillato la nostra tip e abbiamo lavorato poi con i nostri art gel perché quest'ultimi non hanno bisogno di chiusura. Potete realizzare qualsiasi tipo di nail art. Al lavoro già finito. Eccomi ragazze, è appena terminata la prima dimostrazione di una delle mie due proposte per questa maratona. Spero vi sia piaciuta tanto. Adesso non dovete fare altro che dar vita alla vostra fantasia perché, come ho già detto, questa tecnica vi permette di poter creare tantissime tipologie di fiori ma anche tantissime sfumature. Spero, ripeto, vi sia piaciuta un sacco, e adesso vi auguro una buona visione per la mia seconda proposta di Nell Art. Ci sentiamo dopo.